aspettare finché, speriamo che sto governo si faccia presto, perché non è che abbiamo alternative, non è che poi il sindacato solo con l'azienda, l'azienda va avanti col suo, noi dobbiamo tenere Maduro coi denti a costo di un domani di incatenarci, perché se muore questa, come ha detto, abbiamo una responsabilità grande degli altri operai come noi, di tutta Italia, dei diritti che sono stati dati dai nostri nonni, dai nostri genitori. Se perdiamo questo, rendetevi conto che solo una guerra fisica potrà avere di nuovo il diritto, no, di avere una malattia, una maternità. Per i nostri figli, io lotto sì per me, ma per i nostri figli, se qua chiudono aziende multinazionali, se chiuderà questa, è la morte dell'Italia, perché tutti a catena lo faranno, perché la legge glielo permette, perché se lo può uno lo può fare anche l'altro. Allora noi abbiamo una responsabilità grande, non solo di noi, è dura, lo so, perché è proprio ti logora all'anima, perché non sai, ma lo dobbiamo fare proprio per tutta l'Italia, per noi, per i nostri figli, perché dobbiamo lasciargli qualcosa come i nostri genitori l'hanno lasciato a noi. Cioè abbiamo una responsabilità grande da portare avanti per tutti i cittadini italiani. Noi siamo il portone, se sfondano questo è la morte. Perciò ragazzi, tenete dure, anche se le correnti sono di pensiero diverso. Ripeto, stiamo un po' uniti, perché altrimenti speranza qua non ce n'è per nessuno. Perché questi qua non sono manager, sono assassini che vogliono la vita di questa fabbrica. Non lo dobbiamo permettere. C'è un capitale professionale che vogliono distruggere e uccidere. E noi non glielo dobbiamo permettere.